Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una piccola storia. Un giorno di molto tempo fa in Inghilterra, una donnetta infagottata in un vestito lacero percorreva le stradine di un villaggio, bussando alle porte delle case e chiedendo l'elemosina. Molti le rivolgevano parole offensive, altri incitavano il cane a farla scappare. Qualcuno le versò in grembo tozzi di pane duro e patate marce. Soltanto due vecchietti la fecero entrare in casa. «Siediti e scaldati un po'», gli disse l'anziano, mentre la moglie preparava una scodella di latte caldo e una grossa fetta di pane con dei biscotti. Mentre la donna mangiava, i due vecchietti le regalarono qualche parola e un po' di conforto. Il giorno dopo, in quel villaggio, si verificò un evento straordinario. Un messo reale portò in tutte le case un cartoncino che invitava le famiglie al castello del re. L'invito provocò un gran trambusto nel villaggio e nel pomeriggio tutte le famiglie, agghindate con gli abiti della festa, arrivarono al castello. Furono introdotti in una imponente sala da pranzo e a ognuno fu assegnato un posto. Quando tutti furono seduti, i camerieri cominciarono a servire le pietanze. Immediatamente si alzarono dei borbottii di disappunto e di collera. I camerieri, infatti, rovesciavano nei piatti bucce di patata, pietre, tozzi di pane ammuffito. Alcuni piatti restavano completamente vuoti. Solo nei piatti dei due vecchietti, seduti in un angolino, venivano deposti con garbo cibi raffinati e pietanze squisite. Improvvisamente entrò nella sala la donnetta dai vestiti laceri. Tutti ammutolirono. «Oggi», disse la donna, «avete trovato esattamente ciò che mi avete offerto ieri». Sotto indossava un vestito dorato. Era la regina. Caro fratello, cara sorella, questa storia ci ricorda la profonda verità del giorno del giudizio, quando ci ritroveremo davanti a Dio e saremo giudicati sull'amore concreto, vissuto o meno, nei confronti degli altri. Gesù nel Vangelo ci ha detto: quello che fate agli altri lo fate a me, quello che non fate agli altri non lo fate a me. Quello che non fate al povero, al bisognoso, all'amico, al parente, al vicino, allo straniero, al carcerato, non lo fate a me. Quello che fate al povero, al vicino, al parente, al malato, al carcerato, allo straniero, lo fate a me. Che questo ci aiuti a vincere il nostro egoismo, sapendo che quando amiamo l'altro, stiamo anche amando Dio in lui. Che il buon Dio ti benedica.